Malattia e lavoro. È di questo che oggi vogliamo parlare, di come la malattia influenza la nostra vita di tutti i giorni, soprattutto certe malattie che sono più pesanti, più difficili da affrontare, e come incide anche sul lavoro, sulla parte anche burocratica della vita. Di questo vogliamo parlare oggi con Silvia Cecchi della CGIL, che è la responsabile di un servizio che è stato avviato da qualche tempo, ma che si sta allargando sempre di più e serve proprio per aiutare le persone ad affrontare questi problemi. Il servizio si chiama OPLA. Poi ci spiegherà anche il significato di questo acronimo. Intanto le chiediamo come nasce questo servizio che si rivolge, lo ricordiamo, alle persone malate di tumore. Prevalentemente, Prevalentemente. sì, diciamo non esclusivamente, comunque affette da patologie gravi e quelle oncologiche sicuramente sono tra le patologie gravi più diffuse. Nasce il servizio. Nasce in maniera sperimentale nel 2016, per aver capito che nel percorso di cura, che è un percorso sanitario, c'è il momento della scoperta della malattia, c'è il momento del primo intervento, dell'intervento chirurgico o l'intervento di cura, la convalescenza, c'era un vulnus, perché la cura è una cura totale, si cura la parte sanitaria, si cura la parte della vita e la parte della vita significa riprendersi in mano la propria vita, compreso tutto ciò che attiene al lavoro, al rientro al lavoro dopo aver vissuto un'esperienza di questa natura così importante, così come dire, totalizzante. Ecco. Nasce in questo periodo, a fine del 2016, abbiamo avuto quest'idea, abbiamo detto proviamo, abbiamo fatto la formazione, un gruppo di volontarie, abbiamo aperto il primo sportello, gli abbiamo dato il nome di OPLA. Ecco OPLA cosa. è un acronimo che vuol dire orientamento, previdenza, lavoro e assistenza. Però a noi ci piaceva la parola OPLA, perché OPLA è il salto che si fa dopo avere superato l'ostacolo. Nel momento in cui si supera l'ostacolo, OPLA, siamo già dall'altra parte. Quindi un ritorno alla vita piena, a padroneggiare la propria vita. Non è un caso, se poi lo farete vedere, che il nostro simbolo è una ballerina dipinta da Alexandra Exter, che era una pittrice sovietica che faceva bozzetti per il teatro di Diaghilev. Per cui anche la stessa ballerina ci dà l'idea del movimento, ecco, della capriola, del ritorno. Quindi un po' di leggerezza dopo una Sì, difficoltà pesante sì. della malattia. Da dove siete partiti? Dove avete aperto il primo Abbiamo sportello? aperto il primo sportello in via Tavanti 3, che è un luogo dove ci sono altri servizi della CGIL, c'è cioè la Federconsumatori, c'è cioè lo SPID dei pensionati, il CAF. In quella sede abbiamo aperto anche il nostro sportello. Non è tanto perché ci sono altri servizi o altro, ma quanto perché via Tavanti è nel giusto mezzo tra gli ospedali e il centro di A Firenze. Firenze, certo. Tra Sì. l'altro facilmente raggiungibile, se poi ora si pensa che ci aprono la tranvia e che c'è lì sotto la fermata, sarà proprio, come dire, accessibile a Certo, ma non vi chiunque. siete fermati lì, però. Non ci siamo fermati lì. C'è stato un passaggio alla fine del 2017 molto importante, per cui la Regione Toscana ha invitato a collaborare le tre organizzazioni sindacali in maniera unitaria, CGIL, CISL, UIL, insieme ai loro patronati, a una rete che si chiama Aiuto Point ed è una rete che serve alle urgenze in oncologia ed è una rete che sostiene il malato o il paziente nel percorso di follow-up. È una sorta di CUP dedicato, è una sorta di
ambiente dove appunto c'è un di facilitatore, no, tra tutto quello che bisogna fare per i controlli e quant'altro e la cura della malattia. Insieme a questi Aiuto Point, la Regione ha chiesto alle tre organizzazioni sindacali di fare una rete di sportelli che sostenessero dal punto di vista previdenziale, assistenziale e lavoristico. E noi eravamo un po' avvantaggiati perché avevamo un anno di esperienza, Eravate i primi. quindi esatto, e attraverso questo canale quindi ci siamo consolidati. Abbiamo potuto consolidare la presenza su tutto il territorio. Intanto siamo presenti all'interno sia dell'azienda ospedaliera di Careggi che dell'ospedale Santissima Annunziata. Qui stiamo dentro la sede delle organizzazioni sindacali, nella fattispecie della CGIL ovviamente. Con un contratto siamo dentro ISPRO, che è l'elemento molto importante. ISPRO, sapete, è l'Istituto Superiore per la Prevenzione della Rete Oncologica. Stare lì dentro significa stare insieme al CERION, al centro di riabilitazione. E alla riabilitazione fisica e terapeutica c'è anche quella appunto previdenziale. Quindi questa è la cosa veramente più importante e più innovativa di tutto il servizio. Siamo sul territorio a Empoli, a Figline e forse poi insomma Vi allargherete anche in altre sì, province, in altre probabilmente. province non spetta a noi perché noi siamo Firenze, però la mia organizzazione sicuramente avrà gli strumenti per fare un Un allargamento ad altre allargamento province, progressivo, magari, sicuramente insomma, sì. ecco. Quante sono le persone che finora hanno chiesto aiuto? Vi hanno chiesto Allora, aiuto? noi abbiamo dei dati su un database fatto in maniera artigianale per l'anno della sperimentazione. Nell'anno della sperimentazione a noi risultano 216 pazienti utenti. Il numero potrebbe sembrare non molto rilevante, in realtà non è così, perché bisogna partire dal presupposto che noi abbiamo aperto 2 ore la settimana, tre qualche volta, e che noi abbiamo registrato solo i primi appuntamenti, ma il percorso è fatto di diversi momenti perché le persone tornano per il controllo della documentazione, per farci leggere le risposte, che ne so, dell'INPS e Come quant'altro. la malattia, ha un suo Ha un suo follow-up. follow-up, per cui alla fine diciamo che potrei dire che i contatti sono stati più del doppio sicuramente, però mi vorrei concentrare su questi 216. Il 70% sono donne, per l'esattezza il 76%. Di conseguenza, i settori più rappresentati sono il terziario e la pubblica Per amministrazione. quanto riguarda il lavoro, l'ambito Esatto, lavorativo. volendo fare un po' di sociologia spicciola, diremmo sono settori a prevalenza femminile, di conseguenza abbiamo più accessi da parte di donne. Volendo fare un altro ragionamento, diremmo, certo, gli uomini forse sono meno abituati a chiedere aiuto, soprattutto in rapporto a un discorso che si collega con il lavoro, a dire sono malato Malato, o ho qualche certo. problema. Però, ripeto, è sociologia, dipende proprio di basso livello, spicciola, insomma. La fascia di età media è 51, significa che il picco ce l'abbiamo nella fascia tra i 50 e i 60 e anche molto numerosa è il 40-60, però purtroppo abbiamo anche un numero rappresentativo di persone sotto i 40 anni. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare un discreto numero di persone sotto i 40 anni. Ora non so, non mi vengono a mente altri dati, se me li chiedi Quali forse. sono, ecco, le cose, che cercate di risolvere nella maggior parte dei casi? Quali sono le cose che maggiormente, vi sottopongono le persone che Allora, vengono ai vostri sportelli? sì, dunque, intanto la sigla, il nostro acronimo parte con la parola orientamento. Quindi si tratta di un punto di accoglienza dove noi ascoltiamo e eventualmente stimoliamo del fabbisogno inespresso da parte della persona che si presenta. Se io guardo la statistica, se io guardo i dati analizzati, posso dire
Sì, il 75% è stato avviato in un percorso previdenziale. Significa che gli abbiamo aiutato, gli abbiamo spiegato che cosa significa il riconoscimento dell'invalidità civile, quali strumenti bisogna mettere in campo, bisogna utilizzare per poter ottenere questo riconoscimento, quali diritti apre il riconoscimento dell'invalidità civile secondo la percentuale attribuita dalla commissione medica. Se io dico che il 70% è stato avviato a un percorso di tipo previdenziale e quindi di conseguenza il 30% a un percorso di tipo più contrattuale, i due indicatori non si escludono a vicenda, sto ovviamente parlando del prevalente. Il lavoro, ogni contratto ha le sue specificità in tema di trattamento della malattia. Il periodo di comporto, che significa il periodo in cui una persona può stare malata senza rischiare il licenziamento. Eventuali migliorie date da eventuali accordi aziendali. E noi sappiamo che i contratti nazionali sono centinaia in Italia, per cui aiutiamo queste persone a vedere, a focalizzare quelli che sono i diritti. Guardate che non sembra impossibile, però veramente non conosciamo i diritti di cui abbiamo bisogno. Fino a che Io non ci per troviamo, prima, fino a che non io ci troviamo. per prima. E molto spesso ci sentiamo dire sto prendendo ferie. Perché? Perché sto andando a fare le infusioni di chemio. No, non solo hai diritto ai tuoi giorni, ma hai diritto alle terapie salvavita che questi giorni non vengono computati nel conto complessivo dei giorni d'assenza per malattia. Quindi li mettiamo, li informiamo su tutte le specificità o quelle che conosciamo. Se non abbiamo abbastanza strumenti, li rimandiamo a un livello superiore, a un secondo livello di approfondimento con i funzionari e degli addetti più specializzati che magari seguono quell'azienda oppure sono del patronato, sono operatori veri e propri. Questo più o meno, ecco, è quello che noi facciamo. Concludendo, prima si faceva della sociologia spicciola, facciamo della medicina spiccciola. No, No, nel sen, non mi in permetterei questo senso, in mai. questo senso, se una persona che purtroppo si trova ad affrontare questa malattia, che è una malattia difficile, ha anche difficoltà ad affrontare poi la sua vita lavorativa. Se trova una sponda in questo sportello, e quindi ritrova anche una serenità perché viene aiutato, si può dire che questo aiuta anche la persona a vivere meglio la malattia e forse a procedere meglio. Assolutamente sì, ecco, c'è da dire che appunto la cura non è soltanto un intervento chirurgico, l'assunzione di medicinali, la cura è una presa in carico, un'attenzione a se stessi a tutto tondo. Il paziente deve fare il paziente, significa che deve pensare solamente a curarsi, ma tutti gli altri aspetti ci pensano, i medici, gli ospedali, la rete di supporto, e anche noi per altri aspetti della vita. E voglio dire un'ultima cosa, se ho tempo. Certo. E di tumore si muore molto meno rispetto a prima, molto molto meno. I dati della sopravvivenza ogni anno crescono e si guarisce oppure ci si convive. Questo ci mette davanti a dei bisogni nuovi che probabilmente 20-30 anni fa non c'erano. Bisogna anche di affrontare la convivenza con la malattia sul posto di lavoro. Io credo che da questo punto di vista, nella contrattazione, nelle aziende, ancora non siamo arrivati a questo punto, a capire, no, che quando hai affrontato una malattia hai meno forze oppure determinate cose non si possono più fare e così via. Quindi sono bisogni nuovi, credo che tutta la società,
e in particolar modo le organizzazioni sindacali, evidentemente, e anche quelle datoriali, dovrebbero cominciare a pensarci su per tracciare delle risposte nuove a bisogni nuovi che, ripeto, 20 anni fa non c'erano. C'è un sito internet, una mail a cui ci si può rivolgere? Per prenotare gli appuntamenti si può telefonare a un numero che è il 345 97 13 730. C'è una mail opla senza accento @firenze.tosc.cgl.it. C'è un sito internet che mi sembra sia www.cglfirenze.it/opla. Perfetto. E chiunque può rivolgersi a questi riferimenti in caso di bisogno. Sì, assolutamente sì. Benissimo, ringraziamo Silvia Cecchi di essere stata con noi e l'appuntamento è alla prossima puntata.